Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su The Artful Escape. Questo sarà il finale di The Artful Escape, quindi godetevelo, abbiamo ormai praticamente finito il gioco, solo che lo scorso video era durato talmente tanto che non volevo fare anche quest'ultimo capitolo finale, volevo lasciarlo come appunto video finale a sé. Abbiamo suonato con Glamourgon, abbiamo fatto lo spettacolo più grande di tutto l'universo, anche e soprattutto grazie allo spettacolo di laser della nostra Violetta qui, che abbiamo appena salutato. Quindi lei tornerà nello spazio, noi dobbiamo andare all'after party. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se avete gradito questa serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate del videogioco e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e le prossime serie. Direi di iniziare a strimpellare e farlo per l'ultima volta appunto qui su The Artful Escape, che è un indie che devo ammettere è stato davvero carino. Molto corto, una boccata d'aria fresca da giocare e mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Non lo ritengo ovviamente un capolavoro, però ne parleremo meglio durante i titoli di coda, quando sapete che do le mie impressioni a caldo sui videogiochi appena giocati. Oh, avete visto là dietro chi c'è? Chi è quello là seduto? Siamo forse noi? È forse Francis che non abbiamo dimenticato? Perché ora noi abbiamo una nuova identità, però la vecchia ce la portiamo dentro comunque, come ci ha consigliato Violetta. Ci ha detto proprio non dimenticare Francis. È comunque un mio amico. E quel dialogo è molto, molto, molto bello, molto arguto. Bellissimi anche i colori di questo gioco. Eccoci arrivati all'after party. You kid, Tu, ragazzino, tu. you. There is a world of Ti sta unpleasantness per coming your crollare way, addosso un mondo Vendetti. di guai Where the vendetti? hell were you? Dove cavolo sei On the stato? far side of the Al capo più universe. lontano dell'universo, il And che è what in vero. Lord's name Ma are you cosa ti sei wearing? messo addosso, in nome del Johnson cielo? Vendetti wouldn't be Johnson seen Vendetti non battling te lo a girl like permetterebbe that. neanche morto. L'ho preso nella dimensione desertica di Glimmerdim, è vero? L'ho preso in un negozio all'interno di un armadio a bordo di una nave, anche questo è vero. Un alieno di nome Calvagio lo ha definito il trionfo dello spirito An alien umano. named Scegliamo Calvagio questa. called it a triumph of the human spirit. I ain't got time for Non ho your tempo per i tuoi nonsense. vaneggiamenti, Tommy, ragazzo. I Romy, i am your vaneggiamenti sono il nonsense. mio forte. Now, cut the Adesso lights. spegni le I'm luci. about to make my Sto per entrance. fare la mia entrata. I swear to Te all lo that is giuro su holy tutto to ciò one che è not on that sacro, stage in se non 5 sali sul seconds. palco entro 5 An secondi, entrance, whether literal un'entrata, or che sia letterale metaphysical, o cannot metaforica, be non undone. può essere disfatta. Cut the lights. Spegni le luci. Ti You better give these conviene humans dare what alla they gente paid quello for, per cui ha Vendetti. pagato, vendetti. I'm gonna give them something Dare more. loro qualcosa di più. Dare loro qualcosa di molto di più. Pronti? Io sono Glacial, l'eccezionale, dal pianeta Von Della Don. Sono il capo della Sinfonia Galattica a volume infinito. E vi assicuro, signore e signori, che ricorderete questa serata per il resto della vostra vita. Guardate anche i laser. È stata Violetta quella, eh? Ultimo regalo di addio. E non si è persa lo spettacolo, lei era lì a vederlo. Con l'auto. Con la navicella spaziale. Ah, quindi è finito così.
Ok, è molto carino questo videogioco. Come sapete, durante i titoli di coda dei giochi che porto su YouTube, se sono in blind run, appunto, se li gioco per la prima volta con voi, mi piace dare delle impressioni a caldo. Se invece li ho già giocati e li sto riportando, faccio una sorta di mini recensione, ma prendetela proprio con le pinze, sono più che altro pareri. Qui voglio dare delle impressioni a caldo su questo videogioco. Allora, è chiaramente un indie, quindi non lo giudico con gli standard di un AAA perché sarebbe disonesto. Nella scena indie trovo che sia una piccola perla, non tanto per il gameplay, perché il gameplay è molto basilare, non pone quasi nessuna sfida, se non in alcune parti che si contano sulle dita di una mano, comunque durante le fasi in cui diventa un rhythm game. Però lì sono io che non sono tanto bravo in quei giochi perché non ne ho praticamente mai giocati, quindi magari sono io che sono una pippa lì, non è che è il gioco che diventa difficile, anzi, pur essendo io una pippa nel rhythm game, non ho mai avuto, quasi mai avuto difficoltà vere a fare le parti ritmiche, quindi trovo che sia un gioco estremamente facile, adatto a quelle persone che vogliono rilassarsi giocando ad un gioco senza doversi impegnare troppo. Quindi si inserisce perfettamente in quel tipo di nicchia. È un gioco che visivamente è molto bello, pur con uno stile grafico un po' difficile da utilizzare, perché è difficile far risaltare bene delle scene con questo stile grafico. Loro sono riusciti con l'utilizzo dei colori molto sgargianti, molto intensi e saturi, a far comunque risaltare molto bene le creature, gli scenari. A proposito delle creature, molto 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 interessanti, perché sono tutte diverse, erano tutte diverse, tutte psichedeliche, tutte strane, quindi l'ho apprezzato. I personaggi umani invece sono stati molto molto ben caratterizzati. Abbiamo Violetta con il suo arco evolutivo, abbiamo il protagonista Francis con il suo arco evolutivo, abbiamo Lightman con quel bel colpo di scena finale che rivelava le sue vere intenzioni. Abbiamo tutto il discorso che ha fatto Lightman sull'essere vicino alla fine, che avevo molto apprezzato. E questi essenzialmente sono i tre personaggi principali. Gli altri, vabbè, sono solo alieni, poco caratterizzati e funzionali alla storia. A proposito di discorsi con messaggi che mi sono piaciuti, ho adorato il fatto che molti dialoghi di questo videogioco avessero anche un secondo significato, avessero anche un significato un po' più profondo, perché è un gioco che ti porta a riflettere su temi che solitamente non vengono toccati nei videogiochi, specialmente pensando ai AAA. Ti porta a riflettere sulla tua vocazione, su quello che gli altri si aspettano da te e come questa aspettativa ti venga praticamente a schiacciare durante la tua vita. Ti porta a riflettere sulle tue passioni, su quanto conti il passato, quanto conti il presente, quanto conti il futuro. Sono temi che trovi molto più facilmente in film, libri, serie TV, ma nei videogiochi raramente, specialmente se si pensa al panorama del AAA, in cui i temi narrativi sono praticamente sempre gli stessi da anni. Detto ciò, quindi, i titoli di coda sono finiti e finirà qui anche il video, quindi vi ringrazio per aver seguito questa serie, vi ringrazio per aver seguito anche questo finale. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco, se lo avete giocato, oppure se lo avete scoperto e visto grazie a questi video. Infine, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e le prossime serie. Quindi da Glacier Sphere è tutto, al prossimo video, o meglio, alla prossima serie.